Ciao a tutte, benvenute e bentornate sul mio canale Fare e Disfare e in questo nuovo svuota la spesa di Lidl. Sono andata alla Lidl dopo aver visto il video, uno degli ultimi video, non so se effettivamente era l'ultimo, di Elisabetta R. Grazie Elisabetta che dai sempre degli ottimi spunti e degli ottimi consigli su come spendere soldi, va bene? No, a parte gli scherzi, grazie davvero perché dai sempre davvero degli ottimi consigli, ma appunto sono andata alla Lidl dopo aver visto il suo video perché mi interessavano un paio di cose e ovviamente ho fatto anche un po' di spesa, ho comprato anche altre cose che passo subito a farvi vedere. Ho acquistato questi pomodori a grappolo cocktail, eccoli qua, sono veramente molto belli e questi per me c'erano in offerta, non mi ricordo i prezzi, ve li lascerò in sovrimpressione come al solito, e anzi parlando di prezzi, mi sono accorta di una cosa strana sullo scontrino. Come vedete, adesso vi faccio vedere, vediamo se riesco a farvelo vedere. Sì, ecco, sotto ogni voce, sotto ogni articolo che io ho acquistato, va bene? Sotto ogni articolo c'è la scritta coupon Lidl Plus e mi viene scontato anche un piccolo importo, a volte anche solo 8 centesimi, 5 centesimi, 7 centesimi e via discorrendo. Io è la prima volta che io mi accorgo di questa cosa. Sono andata a rivedere gli altri scontrini perché ho l'app, sono andata a rivedere gli scontrini digitali e sì, c'era questa scritta su due o tre articoli e basta, ma non su tutta la spesa. Cioè non mi sto lamentando, voglio dire, anzi, tanto meglio. Ho risparmiato un po' di soldi, però ecco, mi chiedevo come mai, magari voi che sapete, magari come Elisabetta, ecco, magari Elisabetta, tu che sei la regina della Lidl, come mai è successa sta cosa? Come mai mi hanno fatto tutti questi sconti e non solamente, su pochi articoli, ecco, così una curiosità. E ritorno a farvi vedere quello che ho acquistato, la mia spesa. Ho preso anche questi altri pomodori ciliegino. Ho preso anche questi sono leggermente diversi, sono forse un pochino più piccoli. Ho acquistato delle carote tagliate julienne, queste carote julienne, sempre della Valle Ricca. Queste voglio provare a farle e a condirle con la salsa tahini. E sono buonissime anche con la maionese, se non avete mai provate a mangiarle condite con la maionese, provatele perché sono ottime. Ho preso una busta di insalata ricca e una busta di valeriana e sto sì, e poi basta, per frutta e verdura ho finito. No, non è vero, ho comprato anche l'anguria o il cocomero, come si dice, non so nemmeno dirlo perché da noi si dice anguria, vero Sonia? Però l'ho già tagliata e l'ho già messa nel frigo, l'abbiamo già anche assaggiata, buonissima, buonissima. Devo dire che molto più buona di quella che ho preso all'Esselunga la settimana scorsa. L'ho comprata all'Esselunga, no, non è vero, l'avevo comprata all'Italmark, sì, all'Italmark la settimana scorsa. Era molto buona, ma quella che ho preso oggi, ancora più buona, ancora più dolce. Buona, buona, buona. Ho acquistato anche questi due panetti di yogurt, questo al naturale e questo invece con il basilico. Mi piace sempre tenerlo, avere in casa delle confezioni perché si riescono a fare dei piatti con il tofu anche abbastanza velocemente. Ho acquistato tre pacchetti di frutta secca. Ho preso questi mix di noci di acajou che ho scoperto essere gli anacardi e mirtilli rossi, sono tutti della Alesto, sapete che è la marca per la frutta fresca che vendono alla Lidl. Ho preso questo snack mix vediamo un po', con arachidi, anacardi, mandorle, noci pecan e macadamia. Questo è tostato e salato e ho preso anche questo mix di frutta secca con noci mandorle, uva sultanina e mirtillo rosso. Questo mi sa che l'avevo già acquistato, questo non ricordo. Questo qua non è la prima volta, mi sa che questa è la prima volta, ero curiosa di assaggiarlo. Ho acquistato questa scatola di pastiglie per la lavastoviglie, sì, della V5, nuova al profumo di limone, sono 60 pastiglie.
Eccole qua, All in One Power, effetto sale brillantante fino a durezza dell'acqua di 21 dH. E questo io non lo sapevo, non so nemmeno quanto sia dura la mia acqua, però dovrebbe funzionare. Non ricordo se l'ho, se l'ho già, se l'ho già, l'avevo già provato, non ricordo. Comunque vi farò sapere. Ho acquistato anche questa confezione, questo flacone di detersivo per i piatti della Winnis, questo con lime e fiori di mela. E poi ho preso queste veline, mi piaceva moltissimo la scatola, veramente c'era un'altra confezione, ma l'ho trovata un po' sparsa, a quanto pare qualcuno l'ha presa, poi si è pentito, non l'ha più riportata nello scaffale, non capisco chi fa queste cose, e oltretutto era anche aperta. La confezione era molto più carina, era bianca con dei fiori sul grigio e sul tortora, era molto bella, però è molto carina anche questa da tenere magari sul comodino. Poi ho preso questo gel detergente Acqua Rich. Sapete che a me piacciono questi tipi di detergente per lavare il viso e per struccare. Questo è per pelli normali e miste. Pulisce, deterge la pelle in profondità, protegge la barriera cutanea e rinfresca la pelle. Vi farò sapere poi com'è. E ho preso anche questo sapone, ho scelto questa profumazione, la Summer Passion Limited Edition, idrata la pelle. Vediamo come anche questi li ho visti spesso anche da Elisabetta R. Ho comprato queste due confezioni di sacchetti igienici per il mio cagnolino. Ho preso questa confezione da 5 paia di calzini da donna della Esmara con cotone biologico. Io li trovo molto comodi, li uso tantissimo con le scarpe da ginnastica perché praticamente essendo così corti, vedete, quasi non si vedono. E poi ho acquistato questi pantaloni che erano questi che avevo visto nel video di Elisabetta. Questi pantaloni neri, purtroppo c'erano solamente neri perché c'era anche una bellissima fantasia verde, nero e bianco, se non ricordo male, però non c'era già più. Ho preso la taglia M e sono 100% viscosa, per cui è una fibra naturale, per cui fantastici, sono molto la viscosa. È molto leggera e traspirante. Hanno le tasche, questo non me ne ero accorta, me ne sono accorta nell'indossarli che hanno le tasche. Sono belli lunghi, sono veramente molto lunghi e mi arrivano, cioè sono perfetti per me, sono perfetti. Io sono alta 1,70 e tante volte questi pantaloni, quando provo questo tipo di pantaloni, sono anche leggermente corti, invece questi sono perfetti. Unico difetto, se così vogliamo chiamarlo, è la vita che è larghissima per me, perché io ho la vita abbastanza sottile e infatti mi cadono un pochino giù sui fianchi. Devo vedere di riuscire, non lo so, a fare magari un paio di cuciture dietro, non lo so, adesso devo provare a studiare qualcosa perché non riesco a tirare l'elastico perché è cucito insieme nella cucitura, però ecco. Per quello che li ho pagati ne vale la pena, sono un po' stropicciati, adesso li metto in lavatrice, gli do una lavata, ma sono davvero leggerissimi e poi ecco per quello che li ho pagati, perché non prenderli, ecco. E niente, con questo io termino qui il mio video spesa, il mio svuota la spesa della Lidl, spero che vi sia piaciuto, vi ringrazio per essere rimaste fino qui con me, vi mando come sempre un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!